Sono tante le attività che gli anziani qui al Dornorione svolgono. Innanzitutto, in cosa consistono? Cosa gli fate fare? Allora, io sono innanzitutto, mi chiamo Carolina e praticamente mi occupo al Dornorione come ruolo di animatore sociale, sarebbe terapia occupazionale. Il mio ruolo consiste, insieme al lavoro ad equipe, insieme agli infermieri, a tutto il resto dello staff, di accompagnare attraverso la terapia farmacologica la terapia occupazionale. La terapia occupazionale consiste nel mirare sull'autostima dei singoli individui, sulle proprie capacità sia individuali che di gruppo degli anziani, e favorendone appunto anche una maggiore autostima, accrescendo loro una maggiore autostima, il poter continuare a credere nelle proprie capacità e potenzialità nonostante la loro età media, lo voglio ricordare, varia tra gli 87 anni e addirittura abbiamo anche una nostra ospite di 105 anni. Quindi anche quello, poi mirare anche alle loro capacità cognitive, quindi libertà anche di esprimersi anche attraverso i colori, la scelta dei colori da dipingere, come voi avete visto nei nostri articoli o nei servizi appunto che avete fatto partire. E in più anche nel ricordare, no, le varie ricorrenze, perché poi ecco, arrivando qui molto spesso loro dimenticano le stagioni, gli anni, anche gli eventi. Allora quello è anche un punto, facendo tutte queste attività, anche un punto loro per ricordare l'estate, per ricordare la festa della Repubblica, per ricordare la festa della mamma e anche per ricordare il loro dei ricordi insomma, di quando stavano nelle loro famiglie o di ciò che hanno vissuto o di come, ecco, che spiaggia frequentassero e insomma tutte queste cose qui. Infatti il nostro ultimo lavoro che abbiamo fatto è stata la fantasia d'estate, dei centro tavola con la fantasia d'estate, appunto per richiamare loro il tema dell'estate, per ricordare loro ancora una volta che siamo in estate, perché molto spesso si dimenticano. Poi comunque c'è stato anche tutto il supporto del resto dello staff, io lo voglio ricordare ancora una volta questo, cioè tutto questo lavoro che abbiamo fatto non parte solo da me, ma attorno a noi si è creata una catena di montaggio, sia con gli anziani, che quello è il bello nel fare proprio il lavoro, no? Il fatto di vederli uniti e l'aiutarsi a vicenda, anche di socializzare, di interagire tra loro, di conoscersi meglio, come una grande famiglia, in effetti. Poi noi come struttura cerchiamo sempre di essere, a partire comunque dalla direzione, a tutto il resto dello staff, a partire comunque dall'accoglienza, dalla pazienza, dalla professionalità che ognuno di noi ci mette nel proprio lavoro e che ogni giorno lo svolgiamo appunto perché ci crediamo nel nostro lavoro. Quello è il bello, perché prima di tutto dobbiamo crederci noi e poi dobbiamo far credere ai nostri anziani sul poter realizzare e poter credere ancora nelle loro potenzialità e qualità.